Ciao, benvenuti ad un altro tutorial su Blender. Oggi vedremo i geometry node. Con 6 nodi faremo spirali, molle di tutti i tipi, di tutti i formati e anche animabili. Davvero una cosa molto semplice, adatta anche per i principianti. Quindi aprite un nuovo file di Blender, subito dopo la sigla, vediamo insieme come si fa. Eccomi qui, sto utilizzando la versione 4.0 di Blender. Se ce l'avete anche voi, aprite un nuovo file. Possiamo lasciare tranquillamente il cubo perché ci serve. Premo 1 per portarmi in vista frontale, cancello la vista, la camera e la luce perché non mi servono ed entro nel pannello dei Geometry Node. Fatelo anche voi perché è da lì che lavoreremo. Possiamo anche andare ad allargare questo pannello. Se io mi porto col mouse tra questo pannello e quell'altro, vedo questo simbolo a forma di croce. Mi porto sul pannello che voglio allargare, premo il tasto sinistro del mouse e lo allargo in questo modo. Vedete che compare questa freccina verso sinistra. Fatelo anche voi. Siamo nel pannello dei Geometry Node, ripeto, e ora dobbiamo cliccare su più per attivare dei nuovi nodi. Il cubo ci serve perché se non avessimo una mesh in scena non potremmo neanche attivare i geometri nuovi. Andiamo a cancellare il group input, quindi lo clicco con il tasto sinistro, cance, e andiamo a cancellarlo. Il cubo rimane comunque nell'outliner, non è scomparso del tutto, abbiamo solo cancellato il gruppo input del suo geometry node. Andiamo ad attivare alcune cose nel pannello delle curve che ci serviranno per creare spirali, molle di tutti i tipi, animabili. Davvero sarà veramente divertente e la cosa principale che mi piace dire è che utilizzeremo solo 6 nodi per creare tutte queste spirali che vedremo. Quindi andiamo su Add oppure Shift A dalla tastiera se preferite, S per fare Search e scegliamo Spiral, Curve Spiral, eccolo qua. Questo è il nostro nodo principale che utilizzeremo per fare qualsiasi cosa. Se clicchiamo su Add lo troviamo nel pannello delle curve sotto Primitive. Curve Spiral. Vi consiglio di provare anche Bezier Segment, Curve Circle, perché davvero cambiando questo nodo con queste altre primitive avrete centinaia se non migliaia di opzioni per creare delle forme diverse, davvero sarà divertentissimo. Un altro nodo che io inserisco sempre, anche se magari utilizzo poco, è Transform Geometry. Non si sa mai, quindi io lo inserisco sempre. Shift A, S, Transform Geometry, eccolo qua. Vado ad allargare un po' il pannello. Allora, vi ricordo che con la rotella del mouse all'interno di questo pannello potete fare zoom in e zoom out. Per spostare i nodi basta selezionarli con il tasto sinistro del mouse, tenerlo cliccato per spostarli oppure premendo G dalla tastiera. Colleghiamo curve con geometry del transform geometry. Questa è la prima parte. Dopo ci serve anche un altro nodo che non è proprio essenziale per creare delle molle, delle spirali, ma può essere divertente per andare ad animare queste mesh. Shift A, sempre trovandovi nel pannello Geometry Node, Shift A, S, e scegliamo questo nodo Trim Curve, eccolo qua. Selezioniamo, portiamolo a fianco a Transform Geometry e attacchiamo, colleghiamo Geometry to Curve. Se io adesso collego Trim Curve a Geometry, ecco che comincio a vedere apparire in scena la mia curva, la mia spirale, che posso modificare in tutti i modi, trasformare e anche andare a riempire per dare una forma. Per quelli che sono abituati a modellare le curve nel pannello normale del layout in Object Mode, sanno che occorrerà una forma estrusore, quindi di solito si utilizza un cerchio tra le curve per poter dare uno spessore alle spirali o alle molle. Andremo a farlo anche qui nel pannello dei Geometry Node.
Ora, se io la seleziono, vedo una spirale, ripeto che posso cambiare in centinaia di modi diversi, ma se entro in Edit Mode vedrò ancora il cubo. Quindi un nodo essenziale che dobbiamo inserire adesso, prima del Group Output, Curve to Mesh. Il nodo di Curve to Mesh ci consentirà di trasformare in mesh quello che avremo creato con i Geometry Node, sempre se lo vogliamo trasformare in mesh. Di solito io faccio così, quindi vado ad inserire questo nodo. Shift A, S, Curve to Mesh. E lo colleghiamo qua in mezzo. In questo modo e solo in questo modo, ripeto, saremo in grado di applicare il Geometry Node e trasformarlo in una mesh. Ora abbiamo praticamente quasi fatto. Ci manca un nodo essenziale che è quello dell'estrusore, quindi andare a scegliere una forma per la nostra spirale. Prima di farlo, vi voglio far vedere come si può modificare questa cosa. Nel nodo della spirale, potremo andare a cambiare la risoluzione andando ad aumentare o diminuire. Se si diminuisce la risoluzione, si avranno meno punti e quindi queste forme di questo tipo, a spigoli, che possono essere utili per altri lavori. A me piace avere una risoluzione di 32. Poi possiamo andare anche a cambiare, la rotation, quindi guardate un po' che cosa riuscite a fare cambiando la rotation. Aumenta proprio la spirale. È divertente anche perché si può animare con questo fattore, quindi si possono creare delle cose molto particolari. Se guardiamo dall'alto, ad esempio, possiamo fare una cosa così. Quindi possiamo andare ad aumentare la rotation. Il raggio, quindi il raggio della parte iniziale della nostra spirale, quella verso il basso, start radius, il raggio finale che è quello in alto, possiamo andare ad allargarlo oppure a diminuirlo, e anche la lunghezza, l'height. Eccolo qua, possiamo andare ad allargare per creare delle molle più lunghe. Anche se la dimensione e la lunghezza è la stessa, si va come dire a strecciarla, ecco, come una molla che va su e giù. E in questo caso si possono anche animare le molle che vengono magari tirate da un peso. E ora andiamo ad applicare il nodo che ci servirà come profilo per andare a riempire la nostra molla, la nostra spirale. Nel Curve to Mesh abbiamo il Profile Curve. Qui dovremo allegare il nodo dell'estrusore che abbiamo scelto. In questo caso, per farla semplice, consiglio di scegliere Curve Circle, il cerchio delle curve che si utilizza come estrusore. Shift A. In questo caso non c'è bisogno di metterlo all'interno della scena, come si fa nella modalità classica in Object Mode. Search, ricerca, Curve Circle. Eccolo qua. Andiamo a collegarlo, Curve to Profile Curve, ed ecco che abbiamo inserito un profilo alla nostra curva. Adesso è molto grande. Possiamo anche decidere di fill caps, cioè di riempire le estremità. Possiamo lavorare sui points. Abbiamo point 1, point 2 o point 3. Oppure il raggio, che è la cosa un po' più semplice in questo caso. Possiamo andare anche qui a diminuire la risoluzione, ma consiglio di lasciarla a 32 come è nel nodo spiral, e andare a diminuire il raggio. Con il raggio si diminuisce anche lo spessore. È come se noi avessimo un cerchio di curva all'interno di Blender e andassimo a rimpicciolirlo. Una cosa che facevamo prima in Object Mode, ma adesso facciamo qui con questo nodo nei Geometry Node. Abbiamo creato una spirale che, ripeto, può essere aumentata, modificata in tutti i modi possibili ed immaginabili, e poi anche andata a ruotare, spostare come vi pare e vi piace. Per creare delle animazioni sempre diverse, potete ruotarla su
sull'asse X, Y e Z e così via. Adesso vediamo cosa serve il trim curve. Il trim curve serve per creare delle animazioni particolari, vi faccio subito vedere, non entro nel dettaglio tecnico di questo nodo, vi faccio semplicemente vedere perché è più facile spiegarlo così. Start 0, se io lo aumento, vedete che la curva scompare dal basso verso l'alto, cioè quindi dall'inizio verso la fine lui scompare, anzi lei scompare, la spirale. E potete davvero divertirvi ad animare in questo modo la spirale. Oppure la fine, se volete farla scomparire dall'alto verso il basso. And a 1000, ecco qui, che scompare per poi ritornare. Tutti questi valori sono animabili. Benissimo, questa è la spirale che io ho deciso di creare, molto semplice, con questi valori che voi potete ricopiare tranquillamente per poterla rifare anche a casa. Ora decido di convertirla in mesh, perché ripeto, se entro in edit mode vedo ancora il cubo. Quindi, avendo inserito il nodo curve to mesh, posso entrare nelle proprietà, nei modificatori, andare ad applicare il nodo del geometry node ed in questo caso avrò una mesh bella e buona con quello che io ho utilizzato nei nodi. Entro in edit mode e questa è la mia curva che posso modificare ancora comunque in edit mode e utilizzare per qualsiasi scopo. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, provate a crearne di diversi tipi, di diverse forme, animatele e mi dite se vi è piaciuto. A proposito, questo è il mio social, il mio canale YouTube. Se vi è piaciuto appunto il video, ricordatevi di iscrivervi e di attivare le notifiche, che è questa campanella in alto a destra, così per rimanere sempre collegati su quando pubblico. Ci sono tantissimi tutorial e tantissime cose da vedere ed imparare. E anche il mio Gumroad. Sul Gumroad potete trovare corsi, dispense, il corso sulle proprietà fisiche abbreviato e tanti prodotti da scaricare gratuitamente, come ad esempio il cubo di Rubik, il penny mangiadischi, altre cose, o il modello di Fini Guerriero di Adventure Time. Vi ringrazio e al prossimo tutorial.